sono stati 48 i consigli comunali dei ragazzi che si sono dati appuntamento a Novara per il terzo raduno regionale dopo quelli di Vicoforte del 2014 e di Colle Don Bosco del 2015. Nati in Francia su invito dell'UNICEF nel 1979, anno internazionale dell'infanzia, i consigli comunali dei ragazzi si sono diffusi e sviluppati anche in Italia, come sede in cui i ragazzi possono elaborare proposte per migliorare la città in cui vivono, esprimere le proprie opinioni e discutere liberamente nel rispetto delle regole. All'incontro, organizzato dall'Assemblea regionale del Piemonte, hanno portato il saluto i rappresentanti del Consiglio e della Giunta regionale, Domenico Rossi e Augusto Ferrari. Una giornata importante, bella, ricca di sorrisi e di gioia, dove i ragazzi, circa 700 ragazzi di tutto il Piemonte, si allenano per quella che è una competenza importante. C'è chi allena i muscoli, c'è chi allena la mente, qui oggi si allena la cittadinanza, che è un ingrediente fondamentale non solo per il presente ma anche per il futuro della nostra comunità, ingrediente fondamentale per la democrazia. Non possiamo che essere contenti di vedere così tanti giovani appassionati in questo percorso, augurandoci di vederli ancora così ricchi e appassionati anche da adulti. Ma sono contento come assessore regionale di Novara che proprio oggi si celebri qui in questa nostra città questo evento molto bello, perché ci permette di vedere tanti ragazzi e tante ragazze che insieme si occupano e si preoccupano, si prendono cura dei problemi più delicati della vita sociale, della vita delle nostre comunità. Noi adulti che abbiamo delle responsabilità collettive e pubbliche abbiamo bisogno che i più piccoli ci esprimano in maniera strutturata il loro punto di vista, e per cui queste occasioni sono utili anche per noi, direi quasi soprattutto per noi, perché abbiamo soltanto da imparare a raccogliere punti di vista che ci permettono di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. I ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno preso parte all'incontro sono stati accolti nel cortile principale del Convitto Nazionale Carlo Alberto dall'assessore all'istruzione del Comune di Novara, Margherita Patti, e dal dirigente scolastico dell'istituto, Nicola Afonso. Il Comune di Novara oggi è contento e orgoglioso di ospitare questo terzo raduno regionale dei consigli comunali dei ragazzi, perché riteniamo che siano un pezzo importante del nostro amministrare. Si amministra bene se si amministra per loro, si amministra bene se una città è fatta a misura di bambini. È una grande giornata, un grande appuntamento da tutto il Piemonte qua a Novara. Li accogliamo e ci auguriamo che sia una splendida giornata che rimanga nelle loro menti e nei loro cuori. Noi come Convitto Nazionale siamo stati molto contenti di aver accolto oggi oltre 700 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte. Abbiamo voluto aprire le nostre porte, i nostri ambienti, sia quelli interni che esterni, a tutti i ragazzi del Piemonte, perché il fatto di ritrovarsi per un'intera giornata a ragionare sullo spreco del cibo in un luogo in cui quotidianamente, ahimè, questo troppo spesso accade, cioè le mense scolastiche, ci sembrava anche il luogo adatto. Era come se fosse venire sul luogo del delitto, ecco. Quindi siamo stati ben lieti e speriamo che questa sia un'occasione in cui i ragazzi veramente approfondiscano una quotidianità che, ahimè, poi non viene considerata nelle sue conseguenze. Il tema della giornata, all'insegna dello slogan hashtag Uniti contro gli sprechi, è stato illustrato dalla componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Angela Mott. Siamo a Novara al terzo raduno dei consigli comunali dei ragazzi di tutto il Piemonte e parleremo di spreco alimentare. La Regione Piemonte ha affrontato questo tema con una legge regionale che vuole recuperare i beni invenduti e parla sia del cibo che di tutti i beni non di lusso che possono essere recuperati e donati. Vogliamo incentivare il consumo critico, ma soprattutto questa legge regionale ha tre finalità: uno ambientale, per recuperare il cibo e i beni che vengono buttati in discarica e quindi una riduzione dei rifiuti; un altro obiettivo è quello economico, cercando di creare nuovi posti di lavoro nelle cooperative, nelle associazioni di volontariato che si occuperanno del recupero di questi beni e della loro ridistribuzione; e il terzo è certamente quello sociale, cioè di aiutare le persone che sono in difficoltà. Quindi con questi tre obiettivi cercheremo di fare dei progetti
legati alle associazioni e ai comuni del Piemonte per cercare di aiutare quanti piemontesi sono in difficoltà e cercare di incentivare il consumo critico e il risparmio, perché lo spreco è veramente un reato. Tra i momenti più solenni, l'ingresso ufficiale di 3 nuovi consigli nel registro regionale dei consigli comunali dei ragazzi. Custodito dal 2008 presso l'Assemblea Legislativa del Piemonte, il registro ha raccolto in questi anni l'adesione di oltre un centinaio di consigli comunali dei ragazzi. Dopo aver approvato all'unanimità il documento in cui chiedono alle istituzioni pubbliche regionali di attenersi ai principi enunciati nella Carta della Comunicazione Digitale nello svolgimento delle proprie attività, promuovendo un uso libero, creativo e responsabile della rete che contribuisca alla crescita delle persone dell'intera comunità e di diffondere la Dichiarazione dei diritti in Internet, approvata dalla Commissione di Studio della Camera dei Deputati il 28 luglio 2015, le ragazze e i ragazzi si sono suddivisi in gruppi per riflettere sulla lotta allo sperpero alimentare e la necessità di educarsi a una sana e corretta alimentazione. Quali sono le pratiche migliori per conservare il cibo? Sicuramente non aprire tutti i prodotti nello stesso giorno, conservarli nel luogo dove l'etichetta può consigliare. Innanzitutto non comprare più del necessario, proprio perché è uno spreco anche economico. Riciclarlo nel tempo, tipo le uova, cucinarle, non mangiarle crude, anche se magari la scadenza è già stata effettuata, anche lo yogurt, farlo nelle torte. Possiamo surgelarlo nel freezer oppure metterlo dentro dei contenitori, così si conserva molto più a lungo. La stagionatura o se no anche nel sale potrebbe essere la soluzione migliore. Avvolgerlo nella carta trasparente e riutilizzarla il giorno dopo. In casa le pratiche migliori per conservare il cibo sono che con gli avanzi si possono fare dei piatti molto buoni. Abbiamo anche parlato del chilometro zero, quindi di prendere prodotti vicino a noi e stagionali soprattutto, perché comunque sono più buoni sia per la nostra salute sia come gusto. Meglio consumarle il prima possibile, soprattutto le verdure fresche. Guardare le etichette e rispettare la stagionalità. La pratica migliore per conservare il cibo è metterlo nel congelatore oppure nel frigorifero a seconda del cibo che usi. Tenerlo chiuso e mettere le cose nello stesso ripiano. Comprare soprattutto cibo in scatola, perché scade dopo tanto tempo. Se uno apre un vasetto e ne apre di più, quel vasetto non lo finisce e quindi si spreca e poi si butta via. Bisogna fare attenzione quando si comprano i prodotti, perché potremmo comprare cose in più e quindi fare attenzione anche alle etichette. Quali comportamenti possiamo tenere per gettare meno cibo? Si possono conservare il cibo in freezer o in frigo e utilizzare anche gli avanzi, i cibi anche possibili dagli animali domestici. Conservarlo e poi rimangiarlo il giorno dopo. Comprare meno cibo e consumarlo senza sprecarlo. Non farci attirare dagli sconti dei supermercati. E stare molto attenti nelle date di scadenza per non buttare niente. Quando hai una cosa scaduta e la butti via. Io ritengo che le pubblicità incoraggiano le persone a comprare in eccesso il cibo che magari potrebbero non comprare. Per esempio la pasta che rimane, noi non la sprechiamo, la mangiamo di sera. In famiglia hai avuto degli esempi positivi per non sprecare il cibo? Sì, soprattutto dai nonni, per lo spreco del pane, del latte, di riutilizzarlo se sta per scadere, di fare il budino o cose che si possano mangiare subito. Mio padre mi ha insegnato a non sprecare il cibo, dato che quando era piccolo suo papà gli dava sempre poco da mangiare. Cerchiamo di prendere solo quello che noi riusciamo a mangiare, perché molto probabilmente lo avanzeremo. Quando per esempio avanzavo qualcosa lo mangiava mio papà, oppure cercavo sempre di mangiare tutto. Quando siamo a casa le cose che avanziamo o le congeliamo, oppure magari le cose del pranzo le mangiamo alla sera. I miei genitori fanno anche la raccolta differenziata sempre, e anch'io. Ho la compostiera, così usi gli avanzi in modo utile. Quando vai a mangiare in qualche locale pubblico, hai l'abitudine di portare a casa il cibo avanzato oppure non lo chiedi? No, io non lo chiedo perché mi vergogno, però secondo me sarebbe meglio portarlo a casa. Se c'è la possibilità, sì. Lo chiedo per portarlo a casa, perché
se no sarebbe come uno spreco di cibo. Cerco di riuscire a mangiare tutto il cibo che mi mettono nel piatto, o se no lo divido con mia sorella. Dipende se una cosa mi piace o no, però se veramente mi piace allora lo porto a casa. Di solito sì, quando tipo vado a mangiare in pizzeria, sì, tipo quando vado al ristorante anche, ma non sempre. No, perché non mi servono tanto, però si potrebbe anche fare che c'è una sala dove si tengono degli avanzi e chi vuole se li può prendere per riutilizzarli. Ma visto che ultimamente nei ristoranti molto cibo è sprecato, allora io e la mia famiglia ogni volta che usciamo dal ristorante chiediamo un sacchetto di carta e prendiamo il cibo che avanza nei nostri piatti. Dipende, cioè se abbiamo avanzato tanto portiamo a casa, diamo o i cani o i gatti, gli animali. Sicuramente ho imparato che è sempre meglio non sprecare il cibo perché ci sono molte persone che ne soffrono e che non ne hanno. Il cibo è molto più importante di qualsiasi altra cosa perché ci fa crescere. C'è gente che ha più bisogno di noi e quindi secondo me bisogna tenere cura di questo bene. Bastano poche regole per evitare così tanti sprechi. Basta pensarci qualche momento, un istante, e non è difficile perché si può anche non sprecare perché tanta gente muore. Se si comprano delle cose e si cucina tanto, certe volte si buttano e quindi oltre a sprecare soldi sprechi anche del cibo. Non è giusto nei confronti delle persone che invece non hanno cibo. Perché non risparmiare questo cibo e darlo a altre persone molto più povere di noi? Sarebbe una grande bella cosa. Si deve mangiare tutto senza sprechi. Ricordate, non si deve mai sprecare il cibo. Nel pomeriggio, come a tirare le fila delle riflessioni condivise, le ragazze e i ragazzi hanno elaborato un decalogo contro gli sprechi alimentari. Non comprare più del necessario. Conservare il cibo con attenzione. Gli avanzi di quello cucinato è ancora da cucinare. Non lasciare avanzi nel piatto. Leggere le etichette dei prodotti. Cucinare non più del necessario. Utilizzare e gestire gli avanzi e gli scarti. Comprare in più luoghi di vendita. Cucinare con maggiore continuità. Rispettare la stagionalità dell'acquisto della frutta e della verdura. Adottare il più possibile la dieta mediterranea, che è più vegetariana che carnivora. Al termine dei lavori, la sensazione condivisa è quella di avere trascorso una giornata da protagonisti e di avere percorso un passo avanti lungo la strada che porta al confronto.